Coach Ortensi, a pochi minuti dal termine della penultima di regular season, la Videx si è imposta 3-0 su Galatina, una prova sontuosa. Tutti i tifosi, tutti gli addetti ai lavori hanno potuto vedere una Videx davvero quadrata in campo, con gli attributi giusti. I ragazzi hanno interpretato bene la squadra. Raccontaci un po' come l'hai vista da bordo campo e la prestazione della tua squadra oggi maiuscola. Sì, Avevamo in testa il 3-0 dell'andata, volevamo insomma dimostrare che non era quella Grotta Azzurrina, che potevamo fare una pallavolo diversa contro di loro, e quindi abbiamo fatto secondo me due set, i primi due set veramente di altissimo livello, dove siamo stati molto molto aggressivi con la battuta, abbiamo avuto anche dei punti diretti molto bravi a muro. E poi insomma Galatina questo un po' l'ha pagato nei primi due set. Nel terzo secondo me è venuto fuori un po' di appagamento in alcuni momenti della partita, pensavamo forse che era fatta e li abbiamo rimessi noi in partita con qualche errore, perché altrimenti il livello di gioco è stato sempre molto alto. Poi qualche errore l'abbiamo tenuti dentro nel terzo, ma poi siamo stati bravi a chiudere, quindi direi complimenti soltanto, perché stasera, oltre a essere uno scontro diretto, era anche una partita alla quale i ragazzi tenevano molto, quindi bene così. Hanno fatto benissimo i ragazzi, partita di altissimo livello, uno scontro come detto importante che ci proietta in testa alla classifica quando manca ancora un match da giocare, quello di Pineto. Scherzavamo a fine partita sul chi fosse il migliore in campo, era difficile, no, stasera, perché tanti ragazzi hanno fatto bene, prove molto attente, hanno avuto grande attenzione anche nel non far giocare l'avversario, una Videx che presenta un bel biglietto da visita adesso in vista della trasferta di Pineto, dove pure c'è da dimostrare anche lì, no? All'andata anche lì subimmo una sonora sconfitta. Sì, sì, Pineto sarà una trasferta difficile, Pineto in un momento viene da un momento non facilissimo, però comunque è una squadra che c'ha degli ottimi giocatori, dovremmo insomma fare una partita di alto livello per riuscire a spuntarla, a portare a casa questo primo posto in regular season. Riguardo stasera, la prestazione dei ragazzi, è difficile scegliere il migliore in campo perché hanno fatto tutti bene, si sono applicati tutti, si sono sacrificati tutti l'uno per l'altro, chi ha avuto delle difficoltà in attacco magari ha sopperito con altro, chi comunque si è trovato a gestire, no, delle situazioni complicate, lo ha fatto sempre con la sicurezza che c'erano i compagni a coprirlo. Quindi atteggiamento mi è piaciuto da parte di tutti. Marchiani insomma è stato premiato MVP, secondo me ha ragione, perché ha fatto una partita di altissimo livello, sempre molto lucido, però dai, un MVP generale stasera, via. MVP generale, oggi inizia la primavera, inizia la fase calda, non solo a livello atmosferico, speriamo, insomma, del rialzo delle temperature, ma anche in campo. Inizieranno le partite importanti, la Videx sta dimostrando che c'è, ci può essere, stai iniziando un po' a guardare dall'altra parte, l'altro girone, a farti un po' un'idea di quello che potrebbe essere la seconda fase? Ma noi nell'altro girone, anche fosse solo per curiosità, abbiamo sempre guardato, ma dobbiamo prima guardare il girone nostro, perché il primo turno playoff si gioca contro una squadra del nostro girone, quindi dovremo capire dopo la prossima giornata chi potrebbe capitarci. Noi siamo, mi sembra, sicuri di essere o primi o secondi, quindi giocheremo contro una squadra che viene fuori dal preliminare e vediamo, insomma, l'importante è arrivare ai playoff con il piglio giusto, arrivare ai playoff che stiamo bene e poi giocare la nostra pallavolo. Perfetto coach, grazie. Ciao a tutti.